IdeaWebTV.it, parliamo di sport in questo pomeriggio di venerdì 7 dicembre 2012, partito il mercato di riparazione per i dilettanti. Nel campionato di eccellenza si sta mettendo particolarmente in luce l'Olmo, che ha messo a segno un doppio colpo, acquisendo le prestazioni di Luca Perri, attaccante di lungo corso che a dispetto dell'età comunque continua a mantenere una certa prolificità sotto rete, e di Mattia Cinquini, un atleta con un passato rilevante, ha indossato infatti le casacche del Cuneo, della Juventus, del Siena e della Roma. E noi Mattia Cinquini l'abbiamo qua in collegamento telefonico con noi su IdeaWebTV.it. Ben trovato Mattia, buona giornata. Buona giornata a voi. Inizia questa nuova avventura con la maglia dell'Olmo. Naturalmente il progetto che ti ha sottoposto la dirigenza è stato tale da convincerti ad accettare, evidentemente. Sì, sì. Io conoscevo già sia l'allenatore Calandra che il direttore sportivo Pancera e mi hanno convinto a giocare con loro per questa finale di stagione. Ecco. Finale di stagione che si presenta particolarmente importante, visto, lo ricordiamo, che da domenica 9 dicembre a partire dalle 14:30 comincia il girone di ritorno e per l'Olmo subito un impegno abbastanza importante fuori casa contro i neocampioni d'inverno dell'Albese. Sì, sarà una partita difficile perché loro sono campioni d'inverno, però la squadra si è allenata bene questa settimana e speriamo di portare via qualche punto in casa loro, anche se sarà difficile. Sarà certo difficile. Mattia, tu in che posizione ti collochi all'interno del campo? Pensi di essere adatto per quelli che sono i dettami tecnici, tattici, soprattutto proposti da Calandra? Sì, io penso che Calandra mi voglia fare giocare a centrocampo, però posso anche giocare difensore centrale o persino sulle fasce. Dove vuole il mister, insomma, io sono a disposizione. Quindi so, puoi coprire una gamma di ruoli, un giocatore universale, quindi, come si diceva nel passato. Sì. E questa era la voce di Mattia Cinquini, lo ricordiamo, neoacquisto dell'Olmo, che si appresta quindi a disputare tutto il girone di ritorno con la casacca della formazione cunese. Davvero un colpo importante per la squadra del tecnico Calandra. Grazie ancora a Mattia Cinquini qui su IdeaWebTV.it. Grazie a voi.